sensazione ogni giorno quando si affaccia agli uffici comunali e quando ha bisogno di sbrigare delle pratiche. Pertanto ritengo che qualsiasi atto che possa essere messo in campo non possa lasciare da parte quello dell'organizzazione dell'ente che sta soffrendo in questo periodo grossi disagi, sia perché in alcuni settori il personale non è sufficiente, sia perché in alcuni settori il personale non è organizzato. Tra l'altro uffici importanti quali possono essere l'ufficio tributi e l'ufficio tecnico denotano una certa mancanza di organizzazione, soprattutto l'ufficio tecnico devo dire, e quindi il cittadino che ha bisogno di sbrigare le proprie pratiche e che ha bisogno di avviare anche delle procedure si trova impantanato nelle burocrazie e nelle risposte evasive da parte degli uffici. Altri due punti. Il risanamento del finanziamento. Poi tanto ci sarà modo dopo. Diciamo che possiamo dire in poche parole che poi dovremmo passare al risanamento finanziario dell'ente, anche questa è una situazione da tutti conosciuta, pertanto è inutile andare a sprecare parole e cifre che in questo momento sarebbero assolutamente non corrispondenti, ma il risanamento dell'ente è un'altra delle scommesse che la prossima amministrazione si dovrà dare. Terzo punto. Conversione economica di Casarano, ovvero superiamo per finalmente il discorso del TAC, ma non abbandoniamolo, perché io sono convinta che nel TAC ci sono ancora delle risorse da sfruttare, soprattutto se ragioniamo di TAC di qualità, e poi ragioniamo su cosa fare di questa città, diamoci una strategia. Noi la strategia l'abbiamo immaginata ed è quella di andare a diversificare il nostro tessuto economico per non incorrere più nel rischio di cadere di botto quando uno dei settori ha lasciato la povertà e non ha più dato produzione di ricchezza. Io la interrompo. L'ultimo, sostegno al cittadino, mi sembra che sia una cosa importante, perché insieme a tutte queste cose va detto che il cittadino ha bisogno di misure organiche per poter essere sostenuto. Va bene, la interrompo, passo la parola a